Seb si è lamentato del video iniziale di BD dicendo: ma perché un hacker che appare solo la prima volta e poi non appare più? Lo conoscono tutti, ma se lo puoi fai così su un tra, non so. Stupendo, mi diceva integrità e streaming instabile. Genere. Whiteboard, perché è instabile? Cosa c'è che non va? La connessione c'è. Quindi c'è instabile. Ora ottimo. Ora è cambiato in ottimo. È instabile ad ottimo, così, con uno schiocco di dita proprio. Che più o meno ho imparato a schioccare, più o meno. Non riesco a farlo sempre, però. Sinceramente non credo che resterà ottimo. Cercare una partita da killer. Tanto tra poco crashiamo. Se ricrashiamo smetto di tentare, ragazzi. A questo punto lo so anche se carico su YouTube. La ricarico la prima live, che almeno ho fatto due cose da survivor. Ho rotto un tot e avevo fatto un jet. Bah. Raffrettore del cazzo. No, ma se o è buggato di BD o so io che proprio non posso creare le lobby da killer mentre sono in live, o non posso proprio farlo e basta. Normalmente ci mette sì e no 30 secondi. Tu fai trova partita, ma in realtà non la stai cercando, tu stai creando la partita. Però non va. Voglio la rivincita. Prima o poi, se ti becco, prima o poi succederà. Tanto tra poco crasho e tranquillo che non si decide a creare la lobby da killer. E non so il perché. Cioè non è che dici connessione di merda, la fai e poi crashi. Ma è inutile che cerchi a survival, perché guarda, ricerca partita in corso da killer. Tu da killer non cerchi la partita, tu la crei, ci metti 5 secondi. E qui da 20 secondi, 30 secondi, 50, guarda, nulla, rifaccio. Ma non va, non funziona, non so se non funziona il gioco, se sono io che ho dei problemi. Cioè, normalmente 5, 4, 3, 2, 1, creata la lobby, aspetti survivor. Mi sembra che stia andando così. A me non sembra che stia facendo partire la partita da killer. La survivor mi trova, cioè io boh. Ma da quando il killer ci mette sempre di più? Io gioco più killer, no, più killer che survivor, no. Però gioco spesso killer. E non ci mette mai 30 anni, ci mette 10 secondi a crearla. E poi casomai ci mette 30 anni a trovare i survivor. Ma intanto la crea, cioè intanto fa la lobby con la visuale da qua. Boh. Speriamo che un nuovo aggiornamento che verrà migliorino, anche se probabilmente lo faranno con l'aggiornamento dopo. Beh, dipende. Dipende. Ci metterei secoli sicuro. Dipende da che killer vuoi, non puoi averli tutti così. E i migliori sono quasi tutti quelli che devi per forza avere a pagamento. Cioè, parliamone intanto, ok?
Allora, Michael non lo puoi avere coi frammenti. Ed è OP. Leatherface non lo puoi avere coi frammenti. Non è OP. Però tu ti avvicini abbastanza, usi la motosega, quelli crepano su one shot. Freddy non è OP, anche se io lo uso bene, mi ci diverto, lo bufferanno e diventerà OP, e non puoi prenderlo coi frammenti. Il maiale è carino, è divertente, non è male, no, e non puoi prenderlo coi frammenti. Il clown puoi prenderlo coi frammenti ed è buono. Esatto. E però quelli con i diritti d'autore sono quelli più forti, questo è il problema. Il clown è buono, è lento come la merda. È quello il suo problema, il suo punto debole. Ma tu butti le bottiglie in inseguimento e quello si becca la hit. Lo spirito non lo so usare, so che chi lo usa è forte, so che non è un killer di merda e puoi prenderlo coi frammenti. Legione, puoi prenderlo coi frammenti, ma è diventato una merda, non serve più a niente. E la malattia, boh, la malattia è carina, voglio spirito e malattia, sono buoni killer tutto sommato. Lo spirito è meglio della malattia. No, la malattia non è male, solo che dipende, mamma mia, due cassette, tre cassette. E io dovrei accettare sta partita, questi già rushano anche con Ruin. È ovvio, mettono tutti pronto. Ah, dai, abbiamo tre cassette, cosa vuoi che succeda? Vabbè, senti, giochiamo, almeno giochiamo. Acquittato. Voglio prendere anche i Survivor. Boh, i Survivor valgono solo per i loro perk e per l'estetica di come si possono nascondere. Survivor con gli Shards, per quanto mi riguarda, i perk migliori ce li hanno già i Survivor gratis, quelli di inizio gioco, e Ash. Basta. Beh, c'è ancora posto per uno. Prova a cercare di nuovo. Magari mi becchi. Se mi becchi non metterò una cassetta però. E ho già due. E niente, è arrivato Ash. What now? What now? Si parla del diavolo e spunta Ash Williams. C'ho i fumetti là dietro di Ash. Vedete la maschera di Michael? Di qua. Dietro di me è preciso. Senti, pronto Ash? O lo devo mettere io? Dai, metto pronto io Ash, dai su. Mettiti una cassetta, mettiti la torcia, mettiti la chiave. Muoviti, non mi interessa, voglio fare una partita. Cioè, rushate e mi scappate tutti e quattro, non mi interessa. Chi non lo sapesse, c'ho come perk attualmente per giocare questa partita. Brivido della caccia, Ruin, Noed e Ninananna della cacciatrice, Huntress Lullaby, Lullaby. E poi ho un meme, no, non è vero. Ah, due offerte per le mappe. Chissà dove finiremo. Quindi ho tre totem attivi e poi un quarto. Quindi sì, se riescono a rompere tutti i totem praticamente mi hanno fottuto. Cosa che succederà? Arrivare a 9000 frammenti, non lo so, allora funziona così. Tu in pratica all'inizio mi sembra che tieni 100, poi pian piano che sali a un certo punto ti danno 150, poi a un certo punto 200, 250, mi sembra che il massimo fosse 300. E poi è difficile livellare a un certo punto. E ti dà sempre poco alla fine, quindi l'unico modo che hai per prendere quei frammenti è davvero giocare un sacco. Un ottimo modo è fare sempre una partita al giorno, sia da killer che da sopravvissuto, per il bonus giornaliero. Io sono a 190. Ma non aumenta. E questo è il problema. 190 ogni livello. Ma a un certo punto non aumenta, nel senso, a un certo punto rimane sempre quello, e dopo, quando arrivi a Devozione 2, ricomincia da 100, 120, 150. Non ha un cazzo di senso la Devozione. Quindi abbiamo un totem lì. Uno lì. Livello profilo 10. Ah, è iniziato da poco.
Io sono devozione 2, quindi praticamente sono livello profilo 296. Aspè? Oh, grazie, mi hai detto dove è il mio altro totem. Ah, pensavo che c'era una cosetta. Sì, c'era, se n'è andata tipo, mi sa. Cioè, non ho capito. Vabbè, là c'è Ash che corre, ma finché non mi tocca il totem non mi dà fastidio. No, aspetta. No, è un gen. Oh, aspetta, aspetta. Come, non c'è la cassa qui? Ho sentito aprire la cassa qui. Ah, lì non c'è nessuno. Oh, che palle, adesso mi toccano tutti i topi. Ah, ok. Bravo. Perché spreca i pallet così questi? Ok, quello è un totem non acceso, quindi non mi interessa. Questo c'è la Medal of Man, ovviamente. Perk più OP del gioco attualmente, Decisive 2.0. Sono il memento per canterare, se avevo il memento lo potevo can... Oh, potevo can... Vedete? Possono gen rushare comunque. Perché hanno due cassette. Ora devo iniziare ad appendere il più possibile perché così i skill check li sentono in ritardo barra non li sentono. No, non sto toccando nessuno. Hanno già salvato, ok. C'ha già Medal of Man nel prossimo giro che. No, quello dopo. Vedete? Possono già rushare comunque. Ruin. Che cazzo è sto rumore? Sento un falò che non esiste, però ok. Oh, quello è un totem mio. No, era brivido della caccia, era proprio quello che non dovevano rompere. E devo seguire quella con... Che problemi ha questa? La cassetta. Che palle. Cioè, ogni volta o beccano subito il ruin in una build dove ho solo ruin e brivido. Oppure beccano il brivido. Buttalo. Bravo. Sei veramente bravo a giocare qui da survival. Guarda, non pugnalo perché sono buono. Adesso gli skill check non li sentono più, tipo. Scusa, dove cazzo è andato? Ok, hanno rotto il ruin, ma gli... Ash sa dov'è quel totem, potrebbe romperlo. Però adesso sto facendo uncinate veloci. Non è male. No, non posso prenderla lì. Non si divincola, la metto nel basement. No, adesso si divincola. Vabbè, vaffanculo, la metto qui. Ok, ora gli skill check in generale non li sentono più in teoria. E c'ho ancora il Noed dopo. Sì, perché ho ancora tre. Ecco, hanno rotto. E vabbè, Ash. Cosa avevo detto? Ash sapeva dov'era. Però non hai ancora Medal of Man. C'ho ancora il Noed per sicurezza, comunque. Che palle. No, sto palle. Dopo lo devo rompere. C'ha agilità. Cosa sei me? Io gioco con agilità, Ash. Perché terraggio bilanciato ce l'ho basso. No, non torno invisibile perché non ha senso spreco tempo. E schermo nero, perfetto. Oh, è divertente fare live, mi dicono. Prossima volta che questo viene sganciato c'ha quella merda di perk. La riavvio. Provo a riavviarla adesso in partita.